Pace e gioia, amici santagatesi all'ascolto, e ben ritrovati ancora una volta insieme con noi. Oggi la Santa Madre Chiesa, in questo lunedì 16 luglio 2018, celebra la festa della Madonna del Monte Carmelo. Anche noi, nella nostra comunità santagatese, ci uniamo in comunione di preghiera con i tanti cristiani che oggi lodano e venerano Maria sotto questo titolo. In questo giorno anche noi celebreremo una celebrazione eucaristica dinanzi la Chiesa Madre di San Nicola. Subito dopo la celebrazione dell'Eucaristia si svolgerà la solenne processione per le strade del nostro paese. Affidiamo alla Madonna del Monte Carmelo tutte le nostre necessità materiali e spirituali e preghiamo la Vergine Maria affinché quanto prima possiamo riavere aperta al culto la nostra splendida e graziosa Chiesa Madre. Vogliamo invocare Maria con queste parole della liturgia. O Maria, Madre e decoro del Carmelo, in questo giorno solenne innalziamo a te la nostra preghiera e imploriamo la tua potente protezione. Fior del Carmelo, o vite in fiore, splendore del cielo, tu solamente sei Vergine e Madre. Madre mite e intemerata, sii propizia ai Carmelitani, stella del mare. A tutti voi, amici all'ascolto di Santa Catesi nel mondo, buon ascolto e buona preghiera a tutti. E viva Maria, viva la Regina del Monte Carmelo.
mia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, siamo davanti alle nostre Madri Celesti che cammina con noi, che ascolta le nostre preghiere e lei intercede sempre per noi. Insieme prega con lei, con la preghiera che abbiamo, e preghiamo insieme. O Vergine benedetta, grazie, o Regina dei Santi, quanto mi è dolce e venerati sotto questo titolo di Madonna della Monte Camero. Spesso mi richiama i tempi profetici di Elia, quando tu fosti su Camero la considerata, quella novelezza che poi, la meravigliosa pioggia benefica, libro della grazia santificatrice, che in futuro da te, creato con questo misericordioso titolo, che da ora mi regalerà il pensiero che noi ci uniamo a tutti i tuoi sforzi, al nostro Gesù, gloria del Brano, Figlio Purissimo, cosa mistica, diventa divino della Chiesa. Intanto, o Vergine delle Vergine, ricordati di me e mostrati di essere mia madre. Ricordi di me sempre più viva la grazia di quella fede che ti sei deviata. E chiamami quell'amore con cui è amato e io sono sono pieno di miserie spirituali e temporali. Molti dolore dell'anima e del corpo mi strungono da ogni parte, ed io mi rifugio come figlio dell'ombra della tua protezione materna. Tu, Padre di Dio, che tanto puoi e tanto fai, mi ricordate che Gesù benedetto in giorni di resti dell'umanità, la santità, la maggiore di me, e tu tu concedimi dentro il cuore delle tentazioni, delle amarezze che spesso mi avanti, allorché tu poi si confidassi, secondo la volontà di Dio, la giornata di mio terreno preghiato, vai all'anima mia, si è donata la gioia del partito, le tue tentazioni, i miei beni di Gesù Cristo, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. Maria, decoro del Carmelo. Amen.